È partita ufficialmente la stagione 2024-2025 della Vittoria Libertas, che ieri mattina ha visto riunirsi giocatori e staff tecnico davanti all'entrata dell'hotel Baia Flaminia in occasione della partenza per il ritiro estivo, una prima parte di preparazione che verranno svolti nei prossimi giorni a Carpegna. Siamo al completo, arriverà tra lunedì Ahmad, l'ultimo che prenderà il visto e ci raggiungerà subito, quindi diciamo che siamo subito tutta la squadra per allenarci. Faremo i primi 3 o 4 giorni di attivazione, diciamo un po' più con Roberto Venerandi, e intanto metteremo un po' di pallacanestro non giocata nel 5-5, ma solamente nel 5-0. Poi da mercoledì, giovedì partiremo. Avremo la fortuna di stare tutti insieme a Carpegna, quindi anche conoscerci un pochino più a livello umano, e insomma una bella avventura. Tanto piacere con tutti i tifosi qua, è una bellissima atmosfera e volevo rivederla, non vedevo l'ora, quindi dai, sono molto contento di essere qui. Io sto bene qua, lo sapete tutti quanti, quindi penso ci sia stata pochissima trattativa, io davvero non vedevo l'ora di tornare. Ho accettato questa sfida perché credo che le responsabilità mi facciano fare un salto di qualità e credo che Pesaro sia una piazza giusta per affrontare un campionato del genere. E infatti, quando Pino mi ha chiamato, per Sacripanti, non ho esitato a dir di sì. Ritrovo un allenatore che è già mi ha allenato e quindi sa già le mie caratteristiche e come gioco mi sa fare esprimere al meglio. Seconda cosa, l'ambizione di voler riportare in Serie A la città come Pesaro, la scuola come Pesaro. Un campionato tutt'altro che scontato, sono infatti tante le squadre che lotteranno per un posto nella massima serie. Mi sembra che ci sia tanta, tanta, tanta carne al fuoco. Vediamo chi sarà più bravo nel compattare la squadra e soprattutto, secondo me, chi avrà più resilienza come dire, nella coerenza, nell'essere sull'obiettivo giornata dopo giornata, perché a me non è mai capitato di fare un campionato a 38 partite, e quindi devi essere molto molto forte di testa, oltre che fortunato e bravo sugli infortuni e sul gioco. So benissimo cos'è la passione di Pesaro, si sente, si percepisce in città questa voglia di pallacanestro e questo ci responsabilizza ancora di più, oltre che ci appassiona. Noi d'altronde facciamo questo mestiere e diciamo che si vive anche per questo, è uno stimolo molto forte. Credo ci sia Cantù, Udine, Rimini, Fortitudo, c'è tante tante squadre che possono ambire alla promozione, quindi per questo dicevo anche prima che il campionato ha molte buone squadre e tutte le partite saranno difficili. Questo sarà un campionato super interessante anche perché ci sono tantissime squadre con una grande storia dietro, noi, Fortitudo, ce ne sono tante, quindi sarà un bel campionato e la 2 deve essere come uno stimolo, una ripartenza da questo per tornare su, perché questo è l'obiettivo, è questo. Quindi sempre se batte, comunque vada, devi sapere che noi